dire che specificamente la manutenzione dei vari impianti e degli altri servizi del complesso demaniale di Villa Madama, affidati a ditte indicate dallo stesso Ministero per un importo complessivo di euro 1.234.282,53 e altri affidamenti diretti prevalentemente in favore della società Edilplan SAD Garden Aurelia. Edilplan e la SAD hanno anch'essi effettuato interventi di manutenzione straordinaria sul complesso di Villa Madama e inoltre su Villa Panfili. La ditta Garden Aurelia è stata invece destinataria esclusivamente di interventi su quest'ultimo presidio. E questi sono gli incarichi di diretta affidati in quel periodo. Per quanto attiene invece la gestione dell'attuale governo, ai sensi della normativa vigente non sono stati affidati appalti se non tramite la procedura CONSIP, e sia gli affidamenti diretti che le gare di appalto sono completamente trasparenti e possono essere verificati sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio tutte le spese fino all'ultimo centesimo, compresi addirittura gli abbonamenti online ai quotidiani di ministri e sottosegretari. Quindi basta avere pazienza e tempo di andare a leggere i singoli dati, ma tutto avviene nella massima trasparenza ed è verificabile, come fin dal primo giorno ha fatto questo governo. Con riguardo all'attività pregressa, quindi che non è imputabile a questo governo, sulla base anche dell'intervista alle Iene che veniva ricordata, la Presidenza si è immediatamente attivata, sia sporgendo denuncia alla Procura, sia istituendo, o meglio attivando, la commissione disciplinare interna proprio per verificare eventuali responsabilità, curare responsabilità sia interne sia in sede giudiziaria, eventualmente prendere provvedimenti. Per quanto riguarda ovviamente il Dipartimento delle Risorse Umane, non è alle dipendenze del mio ministero, come è noto, quindi chiaramente non posso prendere provvedimenti di questo tipo. Segnalo però che questo governo, fin dal suo insediamento, ha cambiato sostanzialmente i dirigenti di riferimento di quel dipartimento, come di altri dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio, quindi è già stato effettuato all'inizio del mandato. I contratti di appalti sono segretati per legge, ha detto il ministro Bossi, ma la gestione dell'attuale governo è trasparente e consultabile online. La risposta è del tutto insoddisfacente, innanzitutto perché, come al solito, si ignora completamente la volontà e gli atti parlamentari. Me ne dolgo profondamente che debba essere una trasmissione televisiva a rispondere ad un'interrogazione del mio collega Nuti di un anno fa. Quindi, oltre ad esautorare l'attività del Parlamento con continui decreti legge, il Parlamento viene ignorato una seconda volta. Inutile che mi sorride, guardi, perché noi rappresentiamo i cittadini, non come il governo che rappresenta le lobby. Forse per questo a volte ci innervosiamo tanto, non siamo comodi sui cuscini piumati come i lobbisti bancari e tutta una serie di personaggi tutelati. Noi ci scontriamo con la realtà quotidiana, quindi a volte sorridiamo meno, mi dispiace. Ciò detto, me ne dolgo profondamente che debba essere una trasmissione televisiva. Sarà perché qualche volta l'informazione non è del tutto pilotata e quindi finalmente i cittadini possono essere messi al corrente in maniera più veloce di ciò che accade qui dentro? Sarà perché le nostre interrogazioni parlamentari rimangono nel cassetto fino alle inchieste giudiziarie? Dopodiché, che cosa succede? Una trasmissione televisiva denuncia. Quindi ripeto che l'interrogazione, come d'altronde quella lì da cui è derivata poi la vicenda di Incalza fatta dal mio collega Michele Dell'Orco, oggi un'altra interrogazione in evasa del mio collega Riccardo Nuti viene ignorata fino a trasmissione televisiva. Ok, ciò detto, ci viene in aula dicendo che tutto ciò è segretato alla gente che spende, paga con le proprie tasse appalti della cui trasparenza rimane tutto assolutamente oscurato. Quando i buoi sono usciti dalla stalla, alla fine praticamente si dice che finalmente da ora a divenire, guarda un po', anche i pacchetti di sigarette saranno resi, gli acquisti delle sigarette saranno resi noti, in tutto quello che è pregresso, ma chi ha avuto ha avuto e chi ha dato. Grazie. Siamo all'interrogazione 3.416, Dorina Bianchi ed altri, non c'è niente iniziativa, per garantire la stabilità di risorse al comparto difesa, anche in relazione al libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa. L'onorevole Scopelliti ha facoltà di illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria, per un minuto. Prego. Grazie Presidente. Il libro